comprare il tribunale dei malati con tanta bella roba qua sopra significa che prima o tutta l'anno saremo noi. Almeno questo. Io dico complimenti complimenti. Quando c'è un evento importante che porta qualcosa di buono ai cittadini del territorio, i complimenti sono d'obbligo e mi auguro che i complimenti vengano anche dopo, nel senso che io ho una mia deformazione professionale, quindi una mia cultura tutta personale, anche perché facendo il sindaco abbiamo interfacce di tutte le specie, associazioni di tutte le specie. Ritengo che un buon lavoro venga fatto non quando si sta lì ad additare il servizio per funzione e solamente il servizio per funzione e solamente le disfunzioni, additare e mettere in risalto solo le disfunzioni non è un buon lavoro che noi possiamo contare né all'ospedale né ovviamente alla città. Voi certamente non avete solo questo, voi, noi siamo sempre disponibili, direttore, la nostra disponibilità è acquisita. Dobbiamo fare in modo da migliorare i servizi, migliorare sempre, si migliora ovviamente elencando i disservizi ma nello stesso tempo fare in modo tale da dare dei consigli e dei suggerimenti. Non a caso io ieri mattina ho incontrato, dopo che l'ho incontrato già varie volte, il dottore Vasco, mio carissimo amico, nonché il professore Perrello, amico mio e amico dell'assessore più presente, dottore Enzo Lanzetta, su alcune problematiche che interesseranno. Manco a farlo apposta, caro Stabile, abbiamo parlato delle problematiche del pronto soccorso, cioè siamo partiti con le problematiche del pronto soccorso e da qui a qualche giorno, organizzato dal Comune di Aversa, noi porteremo avanti una prima ipotesi di incontro tra i cittadini e le istituzioni, cioè le strutture. Cioè dobbiamo noi andare incontro alle esigenze dei cittadini, ma non dovranno mai essere i cittadini di ricordo. Quindi immaginate con quale spirito il sindaco plaude alla vostra iniziativa. Vi ringrazio a nome della città di Aversa, ma vi ringrazio anche a nome di tutti i comuni che almeno fino a giugno saranno ancora rappresentati dal sottoscritto come presidente della conferenza di sindaci. Stiamo portando avanti ipotesi molto difficili, ma che possa fare in modo che l'ASLA o almeno il territorio e le strutture dell'ASLA mantengano forte e siano sempre di qualità, sempre migliori. E ripeto, io non ve lo devo ripetere, il sindaco di Aversa è qui a vostra disposizione ogni volta voi lo riteniate opportuno. Quando noi avremo bisogno di voi non faremo cerimonie. Grazie.